altro punto fondamentale che non posso non citare e che soprattutto sempre Olivia e Patrizia hanno citato molto è quello della trasparenza. Noi sulla trasparenza che cosa facciamo? Intanto, che cos'è la trasparenza? Secondo me e secondo l'impostazione di questo governo, la trasparenza è insieme al ricominciare a decidere, no? Quello che diceva all'inizio, l'incapacità di decidere ha fatto perdere un pezzo di credibilità alla politica. Noi dobbiamo dimostrare che la politica, quando vuole, è in grado di decidere. Là, un altro pezzo importante di credibilità, però, noi l'abbiamo perso anche per una, diciamo, un alone di opacità che i cittadini, ma anche secondo me, poi ditemelo meglio voi, militanti proprio più attivi di un partito, hanno riscontrato nelle modalità di decidere di allocare le risorse pubbliche. Allora io credo che la trasparenza sia, nella peggiore delle ipotesi, dove ci sarebbe stata, diciamo, corruzione e illegalità, un modo di prevenire l'illegalità. Trasparenza intendo mettere online tutte le risorse pubbliche da dove arrivano e dove vanno, ma anche laddove non ci sarebbe stata illegalità, perché non, io, insomma, malgrado i tanti scandali, troppi, che ci raccontano ogni giorno, non credo che ci siano, cioè penso che la maggioranza degli italiani siano onesti, ma a volte l'inefficienza e una cattiva allocazione delle risorse porta sprechi che si potrebbero evitare, e che il controllo sociale di 60 milioni di residenti in un paese, di cittadini in un paese, controlla e evita sicuramente meglio di qualunque commissario la spending review. Quindi io credo che aver fatto delle scelte concrete su Expo, abbiamo fatto un sito che è Open Expo, dove si possono vedere, dove si può vedere ogni euro da dove entra e dove va a finire. Così come abbiamo promosso il sito Soldi Pubblici, che per ora è in fase di costruzione, ma noi vogliamo che a regime si aprano proprio le banche dati e che diano la possibilità ai cittadini di vedere le risorse che pagano con le loro tasse, quale scelta politica c'è stata e dove sono state allocate. Ed è per questo che noi riapriamo, sempre nel disegno di legge, la delega sulla trasparenza, era una delega della legge Severino, e sulla pubblicità dei dati, e aggiungiamo il FOIA, il Freedom of Information Act, cioè il fatto che i dati dell'amministrazione devono poter essere pubblici per i cittadini. Questo diventa un controllo che a mio avviso fa meglio di tanti commissari alla spesa, e che crea comunque un rapporto anche di partecipazione democratica attiva tra il decisore politico e il cittadino. Chiudo proprio con la domanda di Pinuccia, che non c'è. Quindi... No, però te l'ho mandata. No, cioè, Pinuccia diceva sì, ho capito, però qua buone pratiche. Cioè, il senso della domanda con la quale chiudo, perché la condivido, era: tutto bene, condivido gli obiettivi, questa riforma funziona solo se è un grande sforzo collettivo.